La giustizia messicana apre uno spiraglio alla legalizzazione della marijuana per uso ricreativo. Sollecitata da un'associazione antiproibizionista locale, la Suprema Corte di Giustizia di Città del Messico si è espressa per l'incostituzionalità del divieto assoluto attualmente in vigore nel paese centroamericano. Per i giudici il consumo di qualsiasi droga può generare problemi di salute, ma non sarebbe ragionevole rispondere automaticamente con la proibizione e il carcere. Il presidente Enrique Peña Nieto prende atto. È chiaro che questa sentenza apre la strada a un dibattito più ampio che può sfociare in una nuova regolamentazione sul consumo e sulla prevenzione, in modo che i cittadini possano chiaramente sapere quali siano gli effetti più o meno negativi dell'uso della marijuana. Per la popolazione haya claridad de quali sono los efectos nocivos o no del consumo della marijuana. Il Messico è martoriato dal narcotraffico e c'è chi pensa che legalizzare la marijuana possa migliorare la situazione disturbando una delle fonti di guadagno dei signori della droga. L'Uruguay ha già seguito questa strada.